Non sei stanco di dover inventare sempre tutte queste storie? Massimo! Massimo! Eccolo Massimo! Massimo! A me quando mi chiamano col nome di un altro... Francesco! Ti giuro mi fa impazzire! Francesco! Francesco! Sono me! Bella persona che sei. Le chiavi di casa di mamma, se vuoi andare a prendere le tue cose. Permesso? Buongiorno, sono la nuova vicina. Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei. A persone come me? Sì. Vedi Alessia vicina di casa, un pezzo di... Ma dai, non mi giudicare, su, dai. C'è da fare domenica? Ti va di venire a pranzo dai miei genitori in campagna? Lei è mia sorella, Chiara. Avevi puntato la ragazzina e invece ti tocca la paralitica. Quello che sta facendo non si fa, dottore. Quella donna non è stupida. Ciao. Ciao. È strano, sembra che tu sia in piedi. Io? No. Perché dici così? Tu adesso vede mia sorella e le dici la verità. Ci ho provato, ti giuro, non è facile. Ci siamo incastrati. Scusa. Per una donna come lei l'ottimismo è che l'amore duri più a lungo possibile. Per me che arrivi. È molto più coraggiosa di me, lei è molto più forte. Ma dirle la verità, no? Sono io che mi sento una merda, capito? No, tu sei una merda. È bello sentirsi amati, almeno crederci. Io a questo non ero pronto, non dormo più. Mi fa sentire intera. E che mi guarda come si guarda una donna.